Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme questo topino. Ci servirà il cartamodello che troverete sulla rivista Ciopilopi, spilli, un pezzetto di cordoncino per la coda, filo azzurro, filo arancione, del filo nero, forbici, del filo di cotone per fare i baffi, due pezzetti di tessuto azzurro, panno lenci arancione, perline nere e dell'ovatta per imbottire. Iniziamo a tagliare il cartamodello. Tagliamo il corpo e tagliamo anche dove ci sono queste lineette che ho segnato, così. Poi tagliamo il fondo del topino, le orecchie, e questa pallina qui che sarà la guancia. Ora prendiamo il tessuto e il cartamodello per fare il corpo. Mettiamo il tessuto a rovescio e con una penna, una matita o un pennarello, quello che avete, segniamo il contorno e segniamo anche questi due taglietti che abbiamo fatto prima. Questo sarà il centro. Segniamo anche questo. Ecco fatto. Prima di tagliarlo facciamo dei segnetti a circa mezzo centimetro e lo taglieremo a questa distanza. Così. Poi con le forbici andiamo tutto attorno. Quando abbiamo finito di tagliarlo, tagliamo anche queste due lineette che abbiamo segnato prima, così. Uno e due. E il corpo è pronto. Ora prendiamo un altro pezzetto di tessuto e segniamo l'altro pezzo del cartamodello, che sarà il fondo del topino. Segniamo tutto attorno e anche questo lo taglieremo a circa mezzo centimetro. Questa parte in più che tagliamo è il nostro margine di cucitura. Col panno lenci arancione tagliamo le orecchie e le guance. Possiamo tagliarle con un gesto solo, quindi ci prepariamo due pezzetti di tessuto piccoli, fermiamo con uno spillo, segniamo il contorno con la penna e tagliamo tutto attorno. Quindi abbiamo tagliato le guance, le orecchie, il fondo e il corpo. Ora prendiamo il tessuto, lo mettiamo a diritto e posizioniamo le orecchie in questa posizione qua, così e così. Cerchiamo di sistemarle bene e le blocchiamo con gli spilli. Mettiamo uno spillo di qua e uno di qua. Poi dovremo chiudere in questo modo. Così, e in questa posizione lo blocchiamo ancora con uno spillo, andremo a cucire questo pezzetto. Vi faccio vedere con un segno con la penna, così. Stessa cosa farete anche dall'altra parte, quindi chiudete così
lo fermate con lo spillo e andrete a cucire da qui fino all'altro segnetto che avevamo fatto prima di tagliare. Quindi prendiamo il filo azzurro, partite da questo punto, fate attenzione di prendere sia il tessuto azzurro che l'orecchio. Quindi entriamo, facciamo un nodino e con piccoli punti andiamo fino in fondo, sia questo lato che l'altro. Arrivati alla fine facciamo un nodo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ora che abbiamo cucito le orecchie, avremo questa cosa sul davanti. Adesso prendiamo anche il fondo dal lato del rovescio, posizioniamo diritto contro diritto in questo punto al centro, quindi il centro dell'ovale sotto col centro del corpo, dove abbiamo la lineetta che è anche segnata nel cartamodello, e lo fermiamo con uno spillo. Questa cosa la faremo tutto attorno, quindi cerchiamo con un po' di calma di mettere tutti gli spilli attorno fino alla fine, sia da una parte che dall'altra. Arriviamo fino a qui e stessa cosa dall'altra parte. Fino in fondo. Adesso prendiamo ancora il filo azzurro. Partiremo dall'inizio e dovremo cucire tutto attorno, piano pianino, con piccoli punti e un po' di pazienza, andiamo fino alla fine. Cercate di fare dei punti piccoli così il topino poi non si disfa. Ora che abbiamo cucito il fondo, lo possiamo rivoltare. Adesso dobbiamo posizionare la coda, quindi prendiamo il cordoncino, facciamo un nodino alla fine e la posizioniamo a circa 1 centimetro dal fondo. Qui lo fermiamo con una mollettina o con uno spillo. Adesso dobbiamo unire le parti, quindi uniamo tutte le parti, le cuciture le facciamo combaciare, mettiamo degli spilli o delle mollettine. Adesso dovremo cucire questa parte, lasciando però un piccolo spazio, una piccola apertura per poter risvoltare ed imbottire. Quindi cuciremo questa parte, questa no, e questa parte fino in fondo. Prendiamo ancora un po' di filo azzurro, un nodino e con piccoli punti cuciamo. Fate attenzione quando arrivate alla fine, questo pezzetto dove c'è la coda, magari date qualche punto in più così la coda non si muove. Poi dal buco che abbiamo lasciato non cucito, rivoltiamo. Fate piano così i punti non si disfano. A questo punto dobbiamo imbottirlo. Piano piano, prendiamo un po' di ovatta un po' alla volta e la inseriamo. Ci possiamo aiutare con un bastoncino nei punti più stretti. Ecco qui, ora che abbiamo terminato di imbottirlo, dovremo cucire con piccoli punti questa parte aperta. Quindi prendiamo sempre il filo e facciamo dei piccoli punti.
mezz'ora fa. E poi alla fine facciamo un piccolo nodo. Così. E tagliamo il filo. Adesso col filo nero andiamo ad attaccare gli occhi. Prendiamo due perline nere, facciamo un segnetto dove vogliamo mettere gli occhi, qua, e prendiamo già anche le guance, così le posizioniamo per avere un'idea di dove metterle. E anche queste le blocco con uno spillo. Ok. Adesso prendiamo il filo nero per gli occhi. Facciamo un piccolo nodino dove abbiamo messo lo spillo e poi inseriamo la perlina. Quando abbiamo inserito la perlina, rientriamo e usciamo dall'altra parte dove abbiamo messo l'altro spillo. Tiriamo, togliamo anche questo spillo e mettiamo l'altra perlina. Rientriamo dentro ancora una volta e usciamo ancora dall'altra parte. Così blocchiamo anche l'altro occhio. Tiriamo un po' e lo facciamo ancora una volta. Ora facciamo un nodo qua, sotto alla perlina. Con del filo arancione blocchiamo anche le guance, prendiamo il tessuto sia sotto che il pezzo della guancia, facciamo un nodino e usciamo dall'altra parte sull'altra guancia. E questa cosa la facciamo due o tre volte, così blocchiamo la guancia di qua e di là. Poi facciamo un nodino e fermiamo. Adesso abbiamo ancora un passaggio da fare, che sono i baffi. Quindi prendiamo del cordoncino o del filo di lana o di cotone, lo mettiamo a doppio, ci vorrà un ago con il buchetto un po' più grande, e entriamo qua. Entriamo prima dalla parte destra e usciamo dall'altra parte. Tiriamo. Quando siamo circa a metà, ritorniamo dentro dall'altra parte, così, nello stesso buco di prima, e usciamo ancora dalla stessa parte. E abbiamo formato due baffetti. Tagliamo. Li accorciamo un po' se sono troppo lunghi. Ed ecco a voi il topo.